Buongiorno ragazzi, allora oggi svuota la spesa, sono andata a Lidl a prendere un po' di cose, di quelle che mi mancavano perché ho fatto la spesa per fortuna mensile all'inizio mese, ma un po' di cose non le avevo trovate, un po' di cose poi si sono rese necessarie dopo, quindi sono andata a fare la spesa. Allora, a parte il fatto che non c'era più farina, neanche un pacco per sbaglio, meno male che queste sono cose che io di solito compro all'inizio del mese nella quantità che so che utilizzo e quindi li compro e li tengo, perché sennò non saprei come fare. Bene, quindi andiamo, c'è questa spesa. Mia figlia ha tirato già fuori tutto, io odio fare queste cose, però vabbè, ormai ha tirato fuori tutto. E allora, cominciamo dalle cose che ho messo in freezer. Allora, ho preso un pacco di croissant, ho preso una confezione, questa è mica già pulita, a cubetti. Io di solito compro le zucche intere, ma non ce n'era più e stasera volevo fare la minestra con la zucca e le lenticchie che avevo già messo a bagno stamattina e il cavolo nero che ho preso ieri nell'orto, e non avevo voglia di andare in giro a cercare sta zucca, per cui l'ho presa congelata e tanti saluti. Poi ho preso del latte fresco, 3 confezioni di latte fresco. E poi, siccome fa freddo, visto che abbiamo tutta la settimana e io non voglio andare a fare la spesa, ho preso anche 3 litri di questo a lunga conservazione, così fino alla prossima settimana sono a posto. Devo andare a prendere un po' di latte di soia perché mia figlia grande, piccola, beve latte di soia, ma insomma è già altro. Anzi, potrei andarci ora che sono vestita e non ci penso più. Faccio così anche se sono congelata. Poi, dalla spesa che ho fatto sabato, con un coupon omaggio, mi è venuto questo pancarè fatto così. Non sono proprio un amante di pancarè fatto così, preferisco il pan bauletto, con cui facciamo i toast oppure ci faccio colazione con la marmellata. Però noi siamo genovesi, è gratis e come zio Paperone non ce lo prendiamo. E poi ho preso un pacco di pan bauletto per fare la colazione, perché ho visto che sta andando giù, la gente c'ha la fobia e quindi io ho detto vabbè, non so con cosa fare colazione, perché fammelo prendere, perché se farina non ce n'è, pane non ce n'è, io che mangio colazione. E voilà, poi ho preso del caffè, questo qui della Bella Rom per Nespresso, sia viola che grigio che blu, e sono molto buoni tutti e 3, un prezzo veramente contenuto, ho preso quelli. Poi ho preso del prosciutto cotto, ho preso questo qui che era in carta, che di solito costa di più, solo carne italiana, ma in realtà io l'ho preso, mi piace anche quello che costa meno, perché è buonissimo, però ho preso questo semplicemente perché la scadenza era molto più lunga, e dato che qua siamo sempre a fare panini per il pranzo, Poi ho preso 2 hamburger di pollo, queste forse le mangeranno a mezzogiorno. Poi ho preso le sottilissime di sugo, che noi le mangiamo di solito la domenica a pranzo. Ne ho prese 2 confezioni perché erano in offerta. E poi ho preso il petto di pollo, un pacco di petto di pollo. Vado a mettere tutto in frigo e torno. Ok, poi ho preso una bottiglia d'olio perché ho visto che c'è le limitazioni anche sull'olio. Ma combinazione, mia madre aveva fatto le olive, a ottobre aveva voluto che le prendessi delle olive fresche perché aveva visto una ricetta che era così facile da fare e la voleva fare, e ieri le ha tirate fuori dalla salamoia per darmele. Meno male che avevo una bottiglia, ma a metterle poi tutte sott'olio dopo averle condite, per fortuna l'ho trovato. La gente pensava ci si scorda, in realtà io dovevo fare le olive, ormai c'erano, saperlo dicevo di non toglierle dalla salamoia. Poi ho preso una confezione di ricotta, una pasta sfoglia perché ho un sacco di bietole dell'orto, pensavo di fare una torta salata. Poi ho preso ancora una confezione di grana padano, questo è piccolino, sono solo 90 grammi. Però mia suocera, che ormai ho educato a fare la spesa, mi ha detto guarda che però il prezzo al chilo è meno del pacco grosso. Allora ne ho preso una in più, ce l'avevo ma ho visto che andiamo giù. Poi ho preso del salmone affumicato, questo qui pensavo di farlo con i toast, di solito faccio i toast e poi sopra mettiamo il salmone e l'avocado che è da qualche parte. Poi ho preso 2 finocchi, una crema per i piedi,
mi hanno detto che è buona, volevo provarla. Poi ho preso una confezione di ketchup normale e uno piccante. Poi ho preso una tè alla pesca, una confezione di carciofi a spicchi, ancora un pacco di zucchero, perché prima che finisce la stagione volevo farmi ancora un po' di marmellata con le mele. Poi ho preso questi che io adoro, datterini bio. Poi ho preso della crescenza, del burro. C'era in offerta questo gorgonzola mascarpone della linea Deluxe e l'ho preso. Poi ho preso del lievito per dolci, del lievito di birra, perché non si sa mai, se non ho da rinfrescare il mio lievito madre, che mi manca la farina, preferisco piuttosto farlo con quello di birra, il pane e tenere il lievito in freezer senza doverlo rinfrescare, perché se mi mangia la farina lui, qua mi sembra che è meglio razionarsela la farina. Poi ho preso olive d'aggiasche, queste della Italiano, i funghetti, questi interi che usiamo per fare la pizza, passata, non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere perché mi ha messo tutto sul tavolo, quindi faccio un casino. Poi ho preso un pacco di pan di stelle, poi ho preso delle Kinder cereali, che mia figlia mi aveva chiesto le Kinder cereali, una confezione di tovaglioli che non avevo potuto prendere l'altro giorno quando ho fatto la spesa, perché o i tovaglioli o la carta igienica, ho scelto la carta igienica. E poi un pacco di Scottex, che era quello che non avevo preso l'altro giorno. Però io, ragazzi, trovo veramente assurda questa limitazione, perché però posso fare due scontrini, cioè allora posso prendere tre pacchi di carta igienica, tre pacchi di Scottex, tre pacchi di tovaglioli e fare tre scontrini diversi, e quindi non ha senso secondo me questa limitazione. O lo metti a testa o per scontrino, lo trovo stupido, perché quella dopo di me ci fa, ma se faccio un altro scontrino? Se fa un altro scontrino, sì. E allora non ha senso. Vabbè, comunque, Kinder Brioche erano in offerta, le mie figlie piacciono, le ho prese. Poi ho preso una confezione di acqua naturale Vita Snella, anche lì l'acqua sta sparendo, io bevo quella del rubinetto in realtà, però ho detto la prendo perché capita spesso che spacca qualche tubo, e due settimane fa per esempio usciva di nuovo marrone, mia figlia mi dice mamma ma l'acqua è marrone, quindi tengo sempre dell'acqua in bottiglia, in dispensa, in modo tale che quando succede beviamo quella. Poi la devo togliere di acqua frizzante. A me piace molto la Ferrarelle, da qualche anno a questa parte, la vecchiaia. Poi ho preso queste che sono dei tarallini confezionati, che un po' li tiene mio marito in ufficio, perché magari fa colazione alle 6 fino all'una meno un quarto, che è l'ora della loro pausa pranzo e mensa, no, non può mangiare, quindi tante volte dice verso le 10:30 comincia a venire un buco allo stomaco. Poi ho preso il zenzero, un'insalata riccia, ancora pomodori, questi bio, non avete capito, io sono in un periodo che ho bisogno di pomodori, non so perché, l'aglio, perché ahimè quello dell'orto quasi finito, però mi è durato praticamente tutto l'inverno, una boccia rossa, tre avocado, erano fatta la confezione da tre, sono un po' duretti quindi dovrò farli maturare, ce li manderemo col salmone. E poi c'era in offerta questi che sono buoni, che sono questi booster di suino fatti così, e c'era anche già la gestione di senape, perché a me i booster piacciono con la senape. Non sono una fan dei booster, vi dico la verità, ma ogni tanto mi fa piacere mangiarli. Poi questi qua mi piacciono più di quelli normali, questi qui che ci sono solo quando fa l'offerta. Bene ragazzi, direi che questo è tutto, ora vado a sistemarmi questa roba, andrò a comprare il latte di soia, già che sono bagnata, così non esco più fino a giovedì, perché mia suocera è rimasta qui alla Lidl la crema pasticcera, mi interessava il salame di prosciutto che è in offerta da giovedì e volevo tenerlo lì, perché ora poi come vedo le fave, così non devo andarmi a fare latte dal supermercato a comprare il salame, che io non ce l'ho voglia, io ho un periodo che adesso fare la stizza, e cerco di farla il meno possibile. Il mese scorso ho dato fondo a tutte le scorte, non è stata una cosa furba, credo, e quindi questo mese ho dovuto rimpinguare un po' le mie scorte, perché vedete qua
non è che ho la fobia, è che poi non si trova. Io di ripetere la stessa cosa di aprile 2020, onestamente spero di no. Spero di no, perché le mie scorte non è che sono tanta, perché due bottiglie di passata lì ne ho preso una terza. Vorrei evitare queste cose, sinceramente. Queste paranoie, tanto voglio dire, se mi bombardano la casa, non è che la mia bottiglia di passata in più mi salva la vita, ecco, no. Ma parliamo di cose belle, mangiamoci un cioccolato e dimentichiamo, per ora, perché non possiamo vivere di solo stress. Poi voglio comprare ancora, che all'Lidl non tengono, le lenticchie rosse, perché ho scoperto una ricetta fantastica con le lenticchie secche. È una ricetta vegana, se vi piacciono queste cose un po' orientali, un po' particolari, è praticamente sono le lenticchie al curry, sono le lenticchie rosse fatte con il latte di cocco, lo zenzero, la passata di pomodoro. Mia figlia dice sempre di mangiare il pollo e poi insieme il riso basmati. Piatto unico, nutriente, sano, buono e anche economico, il che non guasta. Vi assicuro che lo zenzero grattugiato, le mie figlie che sono delle scassa, non si accorgono che c'è e le dà quel pizzico di sprint in più a rendere una ricetta veramente, veramente buona. Bene ragazzi, vi saluto e grazie per aver visto questo video. Buona giornata a tutti.